E poi abbiamo preso due gol e abbiamo pareggiato. Perché abbiamo pareggiato? Secondo me abbiamo disputato veramente una grande partita, era molto intensa. Secondo me dopo il 2-0 magari noi dovevamo gestire meglio, non rischiare troppo. Siccome Inter, come a Milano, non ha mollato, sono riusciti a fare un gol molto difficile e poi la partita si è aperta. Forse è il caso di dire che ancora una volta sono i cali di attenzione a far pagare praticamente le spese al vostro rendimento. Ancora devo parlare di queste cose. Guarda, per me è difficile dire qualcosa sempre quando pareggiamo in queste maniere. Cosa posso dire? Dobbiamo lavorare ognuno stessi, che non succede queste cose, però devo fare complimenti alla squadra perché si è visto una grande Napoli. Dal punto di vista fisico avete avuto qualche problema dopo la partita di di mercoledì? Problemi no, magari abbiamo disputato veramente tante partite, oggi era intensa contro una squadra forte, che non ha giocato come noi tante partite, per cui dobbiamo pensare a noi stessi, magari recuperando qualche giocatore in più. Logan, questi due punti persi non sono i primi in casa durante questa stagione, vi allontanano, non vi permettono di avvicinarvi ancora di più al secondo posto della Roma, tante chance perse che poi magari a fine stagione rischiate di pagare amaramente. Vedendo così si dice abbiamo perso una grande occasione, però io non vedo così. Ogni partita adesso è molto difficile, ogni squadra perde, vince punti su queste strade difficili, per cui la mentalità deve essere positiva, dobbiamo stare sereno perché abbiamo tre competizioni ancora che siamo dentro, allora io vedo molto positivo perché la squadra è vivace, per cui dobbiamo stare sereni. Avete parlato con Benitez, che cosa vi ha detto? Non tanto, perché cosa si può dire? Dopo questo pareggio sicuramente, come detto anche io, dobbiamo gestire le partite magari meglio, però era una bella partita oggi.